le metafore che lei ha scritto proprio. E, siccome io so che vanno ha parlato di una maniera di cui si da leggere, leggere un'altra. Sfiorami il cuore con unghie e pelle calda, lasciami addosso un tatuaggio che non abbia parole, sollecitami i pensieri e le opinioni, traccia cerchi su me sempre più alti come sassi lanciati dalla riva che diventano onde di sirene. Quanti anni avevi? C'è già il germoglio proprio. Vabbè, ho cominciato, io ho sempre letto, ho sempre scritto, quindi a casa mia c'erano più libri e poi persone probabilmente, quindi mi piaceva leggere tantissimo, mi portavo mio fratello 2 anni più grande di me e già leggeva, ma io non ero ancora capace, si curava di leggere il giorno elettrico, quindi diceva, fra un po' imparerò a leggere da sola, così poi non ti devo più chiedere niente. E quindi ho iniziato a scrivere sin da subito, diciamo, io credo che già, e ancora prima di scrivere, inventavo delle strofe, quindi perché poi la scrittura, la narrazione scritta viene preceduta da quello orale, quindi inventavo queste storielle, queste prime strofe, è iniziato così. E poi negli anni dell'adolescenza ho cominciato a scrivere tanto. E la prima? No, era una prima strofa che era dedicata alla Befana, però direi che possiamo anche sottolineare. scritta avevo 6 anni, avevo 40, ero sotto le feste di Natale, quindi stavo quello che e poi ero scritto di questa prima strofa, perché poi avevo anche la musica, ero già avanti, certo, c'era anche la musica, sì, però mi ricordo solo più niente, nel senso che non so se ho scelto questo mestiere perché lo c'ha così o se viceversa ed ero il contrario, però c'è così. Allora, siccome non capita tutti i giorni, cioè credo che non capita tutti i giorni di stare a chiacchierare con i poeti, con i scrittori, quindi io direi che se c'è qualcuno che vuole fare domande, noi la siamo qua. È vero, il giochino è qua. Allora, io ho fatto qui, cioè, ho pensato di fare questa cosa per voi. Qui ci sono, queste non sono sigarette, ma sono pesca la poesia. Quindi, poi magari... Non sono sufficienti, perché non mi sono preparati. Perché magari, vediamo, insomma, perché non sono tantissime. Ma magari chi la prende e chi no, vediamo cosa si l'amore si è permesso sopra il sacco da logiche sottili. Ma se rimane di notte sotto vento, permetti di parlare, scrolla i pensieri, lasciali cadere, che vogliono correndo di nitrati, apri le braccia e ad occhi chiusi danza, soave, lievemente, inesorabile. Mi chiedo se l'amore si è permesso solo a chi non tiene niente. Quando l'aria di notte sotto vento permette di chiamare. A chi è toccata Antonella? Che ti è toccata Antonella? È una cosa che non lo so, è attinente. Perché c'è il barbatrusso. Non lo so, c'è il libro. Dai, leggi la tua voce. Quegli occhi. Non ci sono stasera dei tuoi occhi che guardano al cielo. Ma in attesa. Scusa un attimo, Antonella. Stasera dei tuoi occhi che guardano il cielo, ma in attesa, come un lampo di azzurro accecante, in una notte di agosto arriverò. In un momento fatto di stelle, sillabe e pelle, ti sorriderò voltandomi. E tu, allora, per la prima volta, guarderai il cielo con i miei occhi. Bella. Giulia. Allora, stasera è una sera da mozziche sull'anima, a veci sprintellate, pensieri incappucciati, raccoglimi da terra, sollevami in alto, fammi volare, che da bambina, con la mano forte, lo facevano, e io chiudevo gli occhi, troppo asciutti oggi, ma se non puoi, lasciami a terra, che poi alla fine mi alzo, e magari ci faccio un libro tondo, con questi snack che
Mamma mia, un applauso anche a lui per le interpretazioni. Bravo, ma che musica. E dai, come ti chiami? Pina. Pina, dai. Stasera voglio essere felice e rilasciare nell'aria come tuoni quelle parole urlate contro vento. Che l'ego triste, che rimbalza addosso e perde l'equilibrio di chi è cane. Stasera voglio notte e stelle in cielo e se è possibile un gracidio di rame o un fruscio d'ali o lucciole nel prato. Come le favole lette da bambina, rallentare il finale la sorpresa. E allora alleno il cuore a gioia e pace. Spruzzo un profumo, strizzo piano gli occhi, chiudo la porta e dove arrivo arrivo. Silvio. La ragnatela. Sospesi nel nulla, aria rarefatta, appesi al filo di ingegnosi ragni, costruiamo trappole argentee, altalena di intenti, saliscendi di cuore, giostre improvvisate per amanti tristi. Un alito di vento oscilla le certezze. Eppure, io e te, in vita precedente, danzavamo sui fiori. In realtà non so se tu sei arrivata dopo, è la stessa che ha letto in apertura Silvia. Sfiorami il cuore con unghie e pelle calda, lasciami addosso un tatuaggio che non abbia parole. Solleticami i pensieri ed opinioni, traccia cerchi su di me sempre più ampi, come sassi lanciati dalla riva che diventano onde di spiega. Dal libro di Paradono di Pierre. Ah, quindi il primo, dai. Le lacrime diverranno diamanti, il pianto melodia silenziosa. Non preoccuparti per me, sono forte, intreccerò le ombre delle mie paure. Sarà poesia questa fragile attesa. Noi, anime bianche e nero, meritavamo un finale migliore. Cloreranno i confini del cuore, riflettendo nei miei, i tuoi occhi. Ti farò dono di una pietra, ti farò dono di una porta. Insegnanti di scrittura creativa, emozionale, le parole di una nostalgia tanto tenera, perché dobbiamo fare, cerchiamo quello che no, e ci siamo riusciti, perché molti dei nostri ex artieri hanno pubblicato libri che peraltro come la Chiara Bernardi di Siena abbiamo anche presentato, già che abbiamo vinto concorsi letterari, eccetera. Due dei nostri allievi sono qui, ex allievi sono qui, e una è Gianluca e l'altra è la Valentina, la nostra Valentina. E quindi siamo noi gli insegnanti, ma noi mettiamo sempre poi delle lezioni, diciamo, che due o tre lezioni sono durante il corso di due o tre mesi di scrittori. Nel senso non quelli che stanno lì, che parlano su tutto l'editore vero, le spalle, editori, eccetera, eccetera. Per saperne di più, qui abbiamo preparato delle flyer che per scambiare carta, perché siamo anche ecologici, abbiamo fatto sul telefono, quindi c'è il corso base e il corso avanzato, poi c'è anche la masterclass, ma ne parleremo un'altra volta. E qui, per chi volesse saperne di più, potete lasciare una mail, un numero di telefono, vi mandiamo una mail, non vi scocciamo a casa, perché non ci abbiamo tempo, infatti se siete telefonati. Però comunque vi mandiamo una mail per chi volesse saperne di più. E a questo punto, prima di chiudere con una poesia, passerei ai ringraziamenti e partirei da padroni di casa. Roberto e Dario per averci concesso questo spazio di fare il bello di questo della vita, no? Siamo anche un po' imbarazzati per questa situazione che ci ha emozionato. Si è emozionato pure l'atletista che ha scritto le poesie, figuriamoci un po'. E poi voglio ringraziare Veronica Paredes, che sei stata con la dall'altra parte del mondo. E ringraziamo anche Nicola Fabrizio, che per
per queste bellissime foto, per queste che sono veramente per aver messo altre emozioni su emozioni. Ed è l'occhio del fotografo, il cuore del poeta che sono meravigliosamente in sintonia. Voglio dire una cosa, nel senso che queste foto è veramente incredibile. Io ho abitato tutto San Lorenzo per decenni, dopo Roma, poi c'è stato San Lorenzo, è stato da dire, sono molto legata anche a queste foto, quindi mi fa veramente piacere e grazie. Grazie, io non so come si chiama l'ultima. Victor, grazie a Victor che non sapeva niente, è arrivato qua per stare in pubblico e l'abbiamo messo a chiodo, perché purtroppo oggi il nostro operatore di HTTP.web se è fortunatamente devo usare Sergio, e quindi l'abbiamo proprio e grazie, perché comincia a sapere così, si è prestato veramente, grazie mille. Più avanti, se ci seguite sui social, non è la prima normale, e vi siete letterario, prima o poi, direi tutti i giorni, perché stiamo un po' indietro con i coglioni, troverete la trasmissione, ovviamente non tutto, ma i pezzi, e noi condividiamo manetta tutto quanto. E lascio, seguiteci sempre, e niente, la parola a Silvia. Che non sappiamo qual è che desiderio, quindi è una sorpresa anche per me, a sensazione, quella che mi ha colpito di più, sia sentimento, proprio perché manca poco, scelto quella più lunga. Se ti guardo negli occhi, tu mi vedi, senti il mio cuore che rallenta il tocco, io se ti guardo le tue gambe, tese e nervose sotto le mie mani, sento il tuo odore di pulito e pace, vedo il tuo cielo, i suoi lupi e i tuoi, che mi vorrei accucciare sotto un pino ad aspettare che la pioggia smetta. Io se ti guardo, vedo il tuo sorriso che distende le nuvole sotto gli occhi e quella volta che mi hai stretto forte tracciando sopra l'aria una capriola che di guardare il mondo sotto sopra ci avevo già provato, confesso, ma mai, ti giuro, mi era apparso bello vedere il cielo in terra e viceversa. Se ti guardo negli occhi, tu mi vedi. Raccontamelo un giorno, all'improvviso, mentre magari siamo stessi al sole e la luce ci accende la ragione.